Questo nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video Zero Waste. Se avete voglia di seguirmi su Instagram c'è il link qua sotto dove praticamente potete anche scrivermi se avete bisogno di consigli, potete scrivermi se volete che io faccia certi video, perché sono più attiva su Instagram, cioè vedo anche i commenti di YouTube ma non sempre mi arrivano tutti i commenti, quindi io cerco di rispondere veramente a tutti tutti tutti. Se non avete mai ricevuto una mia risposta è perché magari il commento non mi è mai arrivato, perché YouTube è un po' così. Quindi, appunto, se avete voglia di seguirmi là, ci sono, e trovate il link in descrizione. Scusate se tengo il telefono, sono qua i miei appunti, pochissimo, di professionalità zero. E niente, oggi parleremo di cose che... Oggi invece parleremo, come avete visto dal video, cose che effettivamente non ho mai comprato, quindi sono cose che potrebbero aiutarvi nel vostro percorso Zero Waste per evitare di comprare queste cose, o se non le avete mai comprate, anche meglio, significa che state facendo già progressi pazzeschi. Piccolo disclaimer: queste cose io non le considero inutili, per me sono inutili, cioè io nella mia persona le considero inutili, quindi per questo che io non mi butto su comprare queste cose, non le ho mai effettivamente comprate, però se per voi queste, alcune di queste cose sono importantissime nella vita, non vi sto dicendo che state sbagliando o che state sprecando la vita o cose del genere. Non è questo lo scopo del video, è semplicemente per dirvi di cose che effettivamente non ho mai comprato, che alla fine, anche passando al zero waste, ho detto: oh, però sono già a buon punto perché effettivamente queste cose non le ho mai comprate. Primissima cosa sono i giornali. I giornali non ho mai comprato, cioè giornali tipo riviste, non ho mai comprato effettivamente le riviste. Quando ero adolescente compravo sempre il Cioè, adolescente, oddio, sì, quando ero alle medie compravo il Cioè, tutte, cos'è, uscivo ogni settimana una cosa simile. Costava tipo un euro, ma adesso manco il gelato costa un euro. Vabbè, compravo i Cioè e li collezionavo abbastanza perché c'erano sempre tipo la copertina, c'avevo gli stickers, c'avevo i poster, c'avevo i test stupidi, mamma non mamma, bellissimi. Proprio il Cioè era proprio bello. Poi alle volte ti danno anche il regalino, madonna che spreco inutile quel giornalino. Quindi se vi ricordate il Cioè, vi prego ditemi perché anche voi compravate quella roba perché era bellissima, sì. Era stupenda, però crescendo ho smesso di comprare effettivamente i giornaletti, anche perché a un certo punto costavano boh, dai 4 ai 7 euro, cioè non ti do 7 euro per un giornale che ci metterò 2 minuti a leggerlo, perché non è che fossero enciclopedie quei giornaletti. Quindi i giornali io non li ho mai effettivamente comprati, quindi i giornaletti, le riviste, tutte quelle cose non le ho mai, mai, mai comprate, non le ho mai accumulate. Quello che avevo accumulato erano dei giornaletti per le cose fai da te. Ironic. E le ho buttate via quando ho fatto un declutter ancora tanti anni fa, quando mi ero trasferita addirittura, perché erano molto carine, erano molto estetiche, però effettivamente non mi sono mai messa a fare quelle cose, quindi erano veramente inutili. Quindi se siete persone che ama collezionare giornali perché magari comprate tutti i mesi Vogue o cose simili, non c'è niente di male, però a lungo andare quanto effettivamente sono utili quelle cose e quanto spazio inutile che occupo. La seconda cosa che non ho mai effettivamente comprato, adesso qua sicuramente mi lanciate tutti, però sono i CD e i DVD. Allora, piccolo disclaimer, piccolo disclaimer. Io ho dei CD in casa, pochissimi, vi spiego quali CD ho comprato. Quando ero al liceo avevo tutti i CD di Tokyo Hotel fino a un certo punto, quindi ne avevo tipo 4 o 5. Ho un CD dei Sonora, sì. Ho i CD delle sigle dei cartoni animati, erano divise addirittura per cartoni animati da bambino e da bambina, mamma mia che sessismo. E basta. E adesso, da un po' di tempo, sono diventata fan dei BTS, se non conoscete sono un gruppo coreano. E i loro CD li sto comprando effettivamente perché voglio sostenerli. Ma questo tutto qua, il mio comprare CD, cioè veramente, ma poi... Gli album coreani, vi posso dire, sono bellissimi. Cioè, proprio su un altro livello degli album dei Tokyo Hotel, che erano questo coso di plastica che apriva e basta. Se siete fan del K-pop sapete benissimo di cosa sto parlando. Quindi effettivamente i loro album sono molto estetic, sono molto belli da vedere, ci mettono dell'impegno. Costano anche pure di più, però questi sono altri dettagli e lasciamola. Quindi questi sono veramente gli unici CD che io possiedo nella mia vita. E i DVD la stessa cosa. Non ho mai comprato effettivamente DVD. Uno, perché sono sempre stata poraccia e... No, io ho guardato così tanti film nella mia vita che se avessi voluto il DVD di ogni film che io amavo e che tuttora amo, sarei veramente povera, sarei ancora più povera. Quindi ecco perché i DVD non li ho mai comprati.
cerco sempre di andare al cinema, a sostenere il film che voglio, a sostenere gli attori, a sostenere il regista, però non compro mai DVD. Gli unici DVD che io possiedo sono i DVD di Harry Potter, perché mi sono stati quasi sempre regalati, i DVD del Signore delle Anelli, perché ovviamente sono una grandissima fan del Signore delle Anelli, i DVD dello Hobbit, e credo di avere il DVD di Rapunzel, non so perché, però credo di avere il DVD di Rapunzel. Questi sono gli unici DVD che io possiedo, sì. Quindi per il resto io cerco di vedere le cose su Netflix, cerco di vedere le cose su Prime, e insomma non ho mai comprato quelle cose, e sono contenta perché onestamente appunto io sono una grandissima, grandissima fan del cinema. E se avessi dovuto comprare tutte quelle cose, soprattutto pensate anche ai DVD delle serie TV, se avessi tutte i DVD delle serie TV che io amo, finirebbe male. Lui ha i DVD di How I Met Your Mother, ma quelli sono bellissimi, quindi vabbè. Però alla fine comunque How I Met Your Mother c'è su Netflix, quindi non ho mai guardato effettivamente i DVD. È vero che nei DVD ci sono le cose extra, che ci sono magari i bloopers, che ci sono insomma... Capisco benissimo chi vuole avere il DVD, perché sono belli da vedere, sono bellissimi, cioè le persone che hanno dei DVD in casa sono stupendi, però allo stesso tempo io non mi ci voglio buttare in quella cosa. E per passare anche ai libri, anche sui libri c'ho da dire un appunto. Io sono una grandissima lettrice, adoro leggere, adoro i libri, e nella mia vita ho comprato tanti libri, però c'è anche da dire che compravo tantissimi libri al mercatino dell'usato, compravo ben poche cose nuove, quindi questa cosa mi ha aiutato anche a salvare i libri che sono stati magari abbandonati, ecco. Quindi questo potrebbe essere una soluzione. Se vi piace tanto leggere i libri, potresti cercare gli usati. Secondo me c'è anche tanta gente che li vende, magari li legge e poi dice che vuole sbarazzarsene. Quello che io invece faccio adesso è ho il Kindle da tantissimi anni, ho il Kindle da almeno 8 anni. Sul Kindle cerco di leggere i libri che non mi interessa avere in fisico, cioè non mi interessa averli in cartaceo, quindi li leggo sul Kindle, e invece quelli che mi interessano tanto, ai quali tengo veramente veramente tanto, li compro in cartaceo. I libri mi piacciono tanto, però allo stesso tempo so che ci sono dei libri che leggerò e magari non mi interesseranno più di tanto. Tantissimi libri li ho letti in digitale, per poi scoprire che effettivamente mi sono piaciuti tantissimo e li volevo appunto in cartaceo. Poi ci sono tanti libri e tante edizioni che sono veramente stupende da avere, tipo adesso ho visto che in Italia stanno uscendo i libri, cos'era? Quello oddio, come si chiama? Non in tabaccheria, dal giornalaio, ci siamo capiti, sì, perfetto. Quei libri di tutti i classici scritti da donne sono bellissimi, vi prego, sono stupende, li voglio anch'io, ecco. Però sì, i libri sono alcune delle cose che... cioè, non ho mai effettivamente comprato libri che non mi interessavano, quindi tantissimi anche libri che ho dovuto leggere per l'università o per il liceo, andavo sempre in biblioteca. Cioè, li prendevo in biblioteca, li leggevo, li studiavo per appunto i miei compiti, i miei esami, ma poi finiva là. Se poi il libro mi innamoravo follemente, ovviamente lo compravo, però se no, non ho mai effettivamente comprato tutti i libri che io leggo, non li compro tutti, piuttosto compro appunto il digitale e così sostengo comunque l'auto. Quindi tanti libri non li prendo, sia per questioni di spazio, sia perché i libri costano tanto. Poi io ci sono un pochino fissata con i libri con la copertina rigida, quindi io ho veramente pochissimi libri che non abbiano la copertina rigida, e quelli con la copertina rigida costano sempre di più. E vabbè, niente, quindi volevo dirvi, non sto facendo questa lista di libri per dirvi non comprate libri maledetti, sto solo dicendo che comprate ciò al quale magari tenete molto di più, in modo sia per evitare di dare soldi su un libro che non vi piace, magari se sono libri che volete leggere per pura curiosità e sono libri non nuovissimi, li trovate anche in biblioteca, li potete trovare appunto in digitale, secondo me potrebbe essere un'ottima alternativa. Tre cose sono le agende, voglio dirvi una piccola cosa, mi dispiace perché si è comprata l'agenda 2020, mi dispiace veramente tanto, spero che voi troviate un uso migliore. Allora, le agende io in realtà non le ho mai comprate, cioè io compravo i diari quando ero alle medie, quando ero al liceo, compravo i diari giustamente perché erano utili per tenersi i compiti, per avere tutto sotto controllo. Quando sono passata all'università però non ho più comprato le agende perché sapevo le cose che dovevo fare all'università, noi che avevo tipo 50.000 materie, 50.000 compiti al giorno, quindi giustamente era un altro tipo di organizzazione. Quindi io ho iniziato a utilizzare il semplice Google Calendar, è una cosa che io adesso uso per tutto, per i miei appuntamenti, per le cose che devo fare,
pure per la spesa, cioè uso sempre Google Calendar, mi trovo veramente veramente da Dio. Le agende, appunto, so che tanta gente compra le agende perché dicono "Oh, la userò tantissimo", poi magari non la usano, e anche quello diventa uno spreco di carta, diventa uno spreco dei tuoi soldi, diventa anche uno spreco di spazio perché magari non, dopo non vuoi buttarla via perché ti dispiace. Quindi sì, io le agende in realtà non le ho mai veramente comprate, cioè al liceo le compravo perché era un po' la moda, cioè la moda, era un po', tutti avevano l'agenda, il diario al liceo, quindi era impossibile non averlo. L'unica volta in cui ho comprato un'agenda vera e propria invece del diario è stato in quinta superiore, quando ho comprato un'agenda semplicissima con i giorni e basta. Però sì, però la usavo, era quello il punto. Se voi invece, se tuttora siete il tipo di persona che usate l'agenda perché avete bisogno di scrivere, avete bisogno di avere carta e penna, va benissimo. Però se continuate a comprare e non usarle, smettetelo a un certo punto, eh no. Un'altra cosa sono i fiori. Non sto dicendo che detesto i fiori, va bene, però trovo che i fiori sono un po' uno spreco. Allora, prima cosa, poveri fiori, cioè li regalate, durano cosa? Una settimana massimo, poi crepano e li dovete buttare via, ed è una cosa molto molto triste, onestamente. Piuttosto preferisco le piante, per esempio, se qua io adesso da un anno e mezzo ormai che sono passata a Zero Waste, quello che dico sempre a lui: se vuoi regalarmi qualcosa tipo fiori, regalami una piantina. Infatti a San Valentino mi ha regalato una piantina grassa, che bellissimo. Quindi sì, io non sono contro i fiori, cioè se qualcuno mi regala fiori non è che li sputo addosso, semplicemente allo stesso tempo preferisco, non lo so, tipo una persona che vende i fiori del proprio giardino e li vende perché sono in stagione con le cose là, piuttosto che una grossa azienda che ha sempre fiori a disposizione, anche che quando quelli cui fiori effettivamente non sono in stagione, un po' come la frutta e la verdura, cioè se non sono in stagione, cioè che non so se mi sono spiegata, ecco. Quindi non ho mai comprato effettivamente i fiori, anche per quando regalavo tipo a mia mamma per i compleanni, regalavo sempre piante. Alle volte mi è capitato giustamente di regalare fiori, anche a me, tipo al mio matrimonio ho avuto dei fiori, non ho avuto una pianta in mano come bouquet, però avevo i girasoli che erano in stagione, quindi bellissimo. E niente, quindi sì, i fiori non sono mai stati una grandissima cosa che io abbia apprezzato tanto, mi piacciono tanto i fiori, però se vuoi regalarmi i fiori vai sui campi, raccoglili e portameli, io sarò molto più felice. Ultima cosa di cui voglio parlare sono gli smalti. No, adesso non dirò che non ho mai comprato alcuno smalto in vita mia, però da quando sono passata al Zero Waste gli smalti sono diventati una di quelle cose che non mi interessano più. Infatti io tengo le mie unghie molto molto naturali, perché ho comunque delle unghie che crescono molto in fretta, sono molto resistenti, ho tipo due smalti in casa in questo momento, e uno è quello trasparente e l'altro tipo rosso, credo. Però vi giuro che sono l'ultima volta che mi sono smalto seriamente. Quando è stato? No, ho messo uno smalto un mese fa perché ero andata a farmi la manicure. Ero andata dall'estetista perché avevo delle unghie veramente brutte da vedere e ho deciso di mettere lo smalto, ma altrimenti io, se devo prendermi io cura delle mie unghie, non metto lo smalto. Sono troppo pigra, mi dà fastidio che lo smalto si spezzi facilmente, sono contro il gel, contro il semipermanente, quelle cose sono iper tossiche, quindi non preferisco non farle. Oltretutto le mie unghie crescono così tanto in fretta che anche se facessi il gel o il semipermanente, dopo una settimana dovrei rifare tutto e sarebbe uno grande spreco di soldi per me. Quindi io gli smalti non li compro più, uno perché so che c'è questa mania di comprare sempre smalti. Ah, estate, compriamo lo smalto arancione, è inverno, compriamo lo smalto rosso, bordeaux, sangue, vabbè. Quindi tanta gente ha la mania di cambiare smalti come mutande, che gli smalti effettivamente, cioè, durano, ma non durano così tanto, quindi non ha senso comprare un milione di smalti allo stesso momento se lo smalto effettivamente non lo metterete sempre. Quindi io adesso, come adesso, non compro veramente più smalti, piuttosto se ho voglia di mettere uno smalto e di avere una manicure per qualche occasione, piuttosto vado dall'estetista, mi faccio fare la manicure semplicissima, normale, che quando... se vorrò togliermi lo smalto lo posso fare anche a casa mia, cosa che col gel e col semipermanente non è che puoi veramente fare. Quindi sì, niente, questa è un'altra cosa che io non ho mai veramente comprato, cioè compravo degli smalti ma poi mi annoiavo veramente facilmente, e io mi annoio molto molto facilmente nel fare le unghie, non ho pazienza per queste cose, quindi non ha senso comprare gli smalti. Quindi se anche voi siete molto più per le unghie au naturel, you go, bravi. Niente, io credo di aver finito questa lista, sì, ho finito questa lista.
fatemi sapere voi se ci sono delle cose che nella vostra vita effettivamente non avete mai avuto troppo interesse nel comprare, invece che magari tanta gente compra e che considera un acquisto abbastanza, non so, normale. Ecco, mettiamola così. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!